Allora, fare attenzione al proprio percorso, qualunque esso sia. Da una parte dovresti fare quello che vuoi e poi fare attenzione a quello che hai fatto. Ma non c'è una pittura, non c'è un modo, perché ogni pittore se lo deve reinventare, se no è solo un accademico, uno scolastico, un mafioso. È quasi come se toccassi o fossi l'altra persona e quindi a un certo punto ti perdi. Cioè, in realtà il pittore dipinge perché è guardato da una cosa. Non scelgo, no, invece è quel ciuffetto che c'ha Nicolas che non so che cosa significa per me, però quel ciuffetto che attira la mia attenzione e io dipingo. Che cosa voglio dire? Non lo so. Forse se lo sapessi smetterei di dipingere. O di acchiappare le persone e di mettermele davanti e di guardarle negli occhi. No? Cercassi di saltare il momento della riflessione, per cui mentre tu parli o mentre ti guardo, cioè, è come se fosse una condizione particolare in cui posso emozionarmi tranquillamente. Faccio quello che voglio, lo considero la ricerca che ho fatto in questi anni, cioè il fatto che riesco, cioè le mani disegnano esattamente alcune cose che io percepisco. Infatti a volte mi viene da lavorare direttamente con le dita, per dire che non, lo strumento a volte quasi mi ostacolano. Per esempio io lo strizzo dal tubetto oppure lo diluisco con acqua, se muovo il foglio fino a quasi rompere il foglio oppure faccio solo una linea, è come se acquistasse molto più valore che non il fatto che sia esattamente il tuo colore della pupilla. Però è come che entriamo sempre in un campo minato, perché tutte le volte che verbalizzo l'esperienza mi sembra di allontanarmici. Mi sembra che mi si complichi sempre di più.
due quadrusi in contro solo. Bravo. Va bene, grazie.